Ciao ragazzi di Autun, siamo qua con Tite dei Mellow Toy. Amico mio, presentiamo questo CD che è stata una delle novità italiane dell'anno che ha attirato di più. Niente, questo è Pursins, come vedete è bellissimo, ha dentro 10 pezzi, non lo so neanche io, pensa a te. No, cavolo. 10 pezzi, uno più bello dell'altro, compratelo, è proprio Ci promozionale. vediamo alla prossima. No, A posto. no, seriamente parlando, qualcuno ha detto che vi siete snaturati perché siamo più sul metalcore a questo giro. Ma in realtà è un pochettino diverso, nel senso che è cambiata, sono cambiati alcuni elementi della band, 4 per la precisione, e quindi chiaramente sono cambiate anche le influenze, determinati modi di scrivere e di fare alcune cose, quindi insomma è stato un cambio abbastanza naturale tutto sommato. Sono cambiati i membri della band, ma non è cambiata la scia del successo che Mellotron hanno intrapreso già da qualche anno. Ma ci proviamo, insomma. Facciamo gli sboroni, dai. Facciamo gli sboroni. No, stiamo andando bene. Grazie a Dio il disco sta vendendo, vendicchiando, quindi è già buono in Italia in questo momento. Le date entrano, all'estero ci andiamo, quindi siamo felicissimi. Parliamo dell'estero, so che ci sono stati dei bei tour in Russia. Ma E andiamo spesso da quelle parti, insomma, per dai. Per suonare. suonare, per suonare. No, vabbè, là è molto bello, il pubblico è molto caldo, riusciamo a fare delle cose un pochettino più grosse di quelle che facciamo in Italia. Quindi no, è bello, c'è un bel clima ai concerti, fuori dai concerti fa un freddo della Madonna. Però l'importante è che dentro ci sia la gente. Parliamo anche di affluenze importanti. Sì. Hanno una bella politica, seguono molto i concerti, a differenza di quello che succede qua dalle nostre parti. Sono quasi sempre pieni, la gente partecipa parecchio, si vedono delle cose anche abbastanza folli nel pubblico, gli fai fare più o meno quello che vuoi, quindi è sicuramente più divertente là che qua, ecco. Perché? A me lo chiedi. Perché qua abbiamo un po', secondo me, una cultura un po' troppo criticona. Tutto quello che arriva dall'Italia non va bene, a differenza di quello che arriva da fuori. Insomma, band come i Lacuna Coil insegnano. Prima si va fuori, poi forse si ritorna in Italia. Certo, per rimanere più sull'attualità, c'è un video che è stato lanciato molto di recente. Sì, è appena uscito, è il video di This Is Fire, che è il primo singolo, è un pezzo abbastanza strong, siccome di solito ci danno dei commerciali, allora abbiamo pensato bene di fare una roba un po' diversa questa volta, e il video è girato da Ivano Tompa e Luca Campus, due ragazzi molto bravi, video bello, siamo contenti insomma. Tempistica, quanto ci avete impiegato? A registrarlo un giorno, Potevi dire 10 settimane, non so. no, in realtà in un giorno ne abbiamo fatti due, quindi la cosa, e poi vabbè, le solite tempistiche di montaggio, una ventina di giorni, una trentina di giorni, insomma, poi ci siamo stati un po' dietro, ci abbiamo messo nel nostro, ecco. Ok, abbiamo già delle date da annunciare? Ma allora, adesso questo weekend saremo nel Veneto, poi il 22 di ottobre siamo a Seregno all'Honky Tonky, poi ci saranno altre date sparse, l'11 di dicembre siamo al Rock and Roll Arena Zoe Club qui a Milano, che insomma è più o meno la data di casa, quindi ci sarà da divertirsi, ecco. Ok, per concludere una domanda molto facile. È un po' di tempo che fai musica, no? Quasi Quanto. 10 anni, sì. Ok, questi 10 anni, c'è mai stato un momento in cui hai detto basta, vado a fare il muratore? No, perché Onesto. no, perché comunque sai, uno che ha questa cosa qui come passione, cioè la fa anche nel bagno di casa propria, non c'è bisogno né di andare in sala prove né di andare on stage, chiaramente è la cosa più bella che c'è, però intendo dire, mi ci vedo a 65 anni a suonare blues sul divano, va benissimo così. Prima, e ho detto che era l'ultima, ma era una bugia. Prima hai detto, qui c'è una mentalità un po' che non va molto bene, però hai detto, comunque in questi 10 anni non mi sono mai tirato indietro, ho sempre rischiato, sempre fatto, ho seguito la mia passione. Come pensi si possa uscire da questa situazione che comunque penalizza un sacco di band giovani che qui non riescono e probabilmente non riusciranno mai a venire fuori sul serio? Non saprei, è un discorso veramente molto ampio e non è detto neanche che sia sensato. Certamente condivido molte cose che pensa Pino Scotto, mettiamola così. Insomma,
alcune cose come vari reality musicali o comunque canali musicali dove, da cui il rock è stato totalmente bandito, sono delle cose che sicuramente a questa scena non fanno bene, andrebbero cambiate, insomma. C'è gente che ci prova. E l'ultima cosa sul serio, qua c'è un marchio di Bagana Records che spendiamo magari due parole su questa discografica che, contrariamente a quanto fanno molte, molte altre, investe effettivamente su progetti nuovi. Sì, è una medio-piccola etichetta indipendente che lavora su molti progetti, compreso il nostro. Lo fanno con passione, con i mezzi che hanno, però insomma continuano a produrre anche in un momento in cui non si dovrebbe, ecco, quindi ci provano. Perfetto, ringraziamo Tita, alla prossima. Grazie a Sia. voi. Rock and roll.